c'è cena dentro. È notte. Dove l'incuria delle persone, a pochi passi dai l'ignoranza della gente e il menegrismo hanno fatto queste scelte. Qui manca una carta. I risultati dei campionamenti che sono stati eseguiti dall'ARPAC, che non sono ancora pronti. Questo qua è quello che si vede, inerti pezzame, ma in mezzo agli inerti ci sta pure un pochettino di amianto, ci sono stati trovati dei fusti comunque pieni d'olio, probabilmente sversati dall'alto, perché comunque di là c'è tutta una collina di rifiuti che di diverse tipologie, poi non si riesce manco a sapere perfettamente quello che... Anche perché sono abbastanza vecchi. Che sono vecchi, e poi comunque per avere un quadro preciso bisognerebbe fare una caratterizzazione fatta comunque con metodo sistematico. Che si sta facendo? Si deve vedere un pochettino, perché il problema è rimuovere questi rifiuti. È chiaro che non possono stare in queste condizioni, perché sono rifiuti che continuano ancora a fumare per vecchi incendi anche dell'anno scorso, ma anche degli anni passati. Quindi quello che ci sta è quello che si vede, ma quello che potrebbe esserci sotto potrebbe essere ancora peggio, perché questo potrebbe essere la famosa punta dell'iceberg. Esattamente, perché non è che quello che vediamo è quella è la realtà assoluta, perché sotto, se sei scavato qua, magari a 20 metri ci potrebbero essere altri rifiuti che non abbiamo potuto campionare, perché per fare un lavoro del genere, in base alla vostra esperienza e quello che avete visto in questi periodi di scavo, si esclude a priori il dolo, oppure c'è anche la possibilità per quanto riguarda gli incendi? Questo qua per gli incendi sicuramente sono stati fatti appiccati in modo doloso. Poi è chiaro che il fatto che periodicamente riprendono vigore, quello là poi è un fatto naturale, cioè quindi naturale che sono stati incendiati prima per dolo. Poi sistematicamente abbiamo il problema della cenere che cova, il fuoco cova comunque sotto, fenomeni che sono successi davanti a noi quando noi stavamo lavorando qua, giro di un paio d'ore vedevamo fumo uscire, quindi bastava solo dare un pochettino di ossigeno e riprendeva. Quindi dolo all'inizio sicuramente, non parliamo di combustione naturale, non assolutamente. Quindi è anche possibile che il forte incendio dell'anno scorso, del giugno scorso, possa ancora alimentare spontaneamente? È ancora così, ma perché è naturale, è risaputo che il fuoco cova sotto la cenere. Qua hanno riempito cercando di arginare il fuoco con il terriccio, con i lapilli, però sotto comunque rimangono sempre dei focolai che con l'ossigeno, quindi con la movimentazione, riprendono vigore, e sono problemi che poi abbiamo avuto nell'ultimo anno qua e risaputo in zona, quindi non erano incendi appiccati, ma questo qua forse è ancora peggio, perché mostra che il fuoco c'è, è perenne, perché finché è un fatto episodico uno può arginare, ma se ce l'hai così ma potrebbe anche darsi che il materiale che c'è sotto continua ad alimentarlo, tipo se ci sono dei copertoni sotto. È evidente che, allora, tenga presente che già il pezzame, la presenza del pezzame, che è fatto sia di materiale naturale come può essere lana, cotone, però anche cose sintetiche, la lenta combustione comunque quella continua a bruciare lentamente, quindi è chiaro che anche quello alimenta. Certo. E poi diventa pericoloso, perché nel momento in cui si sta bruciando comunque qualcosa di sintetico è ancora peggio. Abbiamo la ricaduta poi delle diossine, della diossina su tutto il territorio, perché poi non è che si limita solo qua, il vento lo trasporta comunque a valle oppure... Non basta dire adesso, questo è polvere che si alza. Sembra polvere. Qua sembra polvere, perché se fosse fumo... No, non è polvere, purtroppo è polvere.
qua poi riguardo praticamente al fondo della cava, qua non è che abbiamo un fondo unico, qua il fondo comunque è a diverse altezze per il tipo di cava che era, quindi abbiamo dei rifiuti tipo come questi qua che arriviamo a 6-7 metri di profondità e forse sotto si arriva ancora di più. Poi abbiamo punti dove si arrivava a 2 metri, un metro di rifiuti, da qualche parte ci stava qualche mucchio. E quali saranno le azioni future? Le azioni, queste qua, mo sarà il procuratore comunque a dare anche l'input, perché bisogna vedere un pochettino le responsabilità a chi sono da attribuire, ma qui diventa difficile perché stiamo parlando di sversamenti che durano da anni. Interrotti almeno per questa cava qua ultimamente, crediamo interrotti perché non è che abbiamo degli sversamenti nuovi, però è chiaro che il problema è da risolvere in modo sinergico con tutti gli enti che sono comunque interessati al territorio, alla tutela. Quando è partita l'inchiesta per questa cava specifica? Per questa qua no, noi sistematicamente stiamo muovendo su tutto il territorio. Mesi fa abbiamo operato a Cava Montone, dove sono usciti dei bidoni che erano stati... Ma precisamente ecco il là per verificare la situazione di questa cava, quando c'è stato? No, questo è stato sistematico, perché comunque già erano visibili. C'era già un programma? I rifiuti erano visibili, ma erano quelli che vedevamo, quindi abbiamo preferito comunque andare a vedere un pochettino più a fondo per vedere se erano, perché quella che si vedeva qua erano solo le pezze, quella che si vede qua, quindi quello che c'era sotto non si vedeva, quindi è stato opportuno andare a vedere pure come era. Poi sull'esperienza di Cava Montone, dove comunque dopo mezzo metro ci stanno dei fusti allineati, voglio dire sversati là, sversati là, cioè poggiati proprio là con dolo, mentre di questi sversamenti qua sono sversamenti dall'alto, là invece avevamo proprio un tombamento sistematico. Era opportuno andare a vedere pure qua. Comunque ci stiamo muovendo anche col Ministero dell'Ambiente che ci dà delle segnalazioni e quindi comunque abbiamo delle anomalie che vengono segnalate sul territorio e noi comunque andiamo ad indagare nei punti dove stanno queste anomalie, che poi le anomalie possono essere rifiuti, possono essere causate anche dal fondo naturale del terreno, però il fatto è che dove siamo andati abbiamo puntualmente trovato rifiuti. E questa cava qua, come si è visto, non era solo quello che si vedeva, ma pure quello che purtroppo c'è sotto. Ma infatti lì è evidente sotto. La stratificazione, ma là si vede proprio. Cioè là per stratificare 6-7 metri di rifiuti significa che ce n'è voluto di tempo. Poi una collina del genere, quella è tutta spazzatura. Spazzatura, inerti, che poi non sono solo inerti, a volte sono inerti perché sono pulizie comunque di zone dove si è edificato, quindi non si trova esclusivamente mattoni o altre cose. Quello sarebbe praticamente il minimo, perché molte volte, voglio dire, sono materiali che possono essere pure recuperati, quindi tra virgolette diciamo... Occhi e croce. L'ultimo problema, se esattamente, fosse soltanto edilizia. No, dico occhi e croce, quanto materiale è stato tirato fuori? Tirato fuori no, qua facendo l'estensione di questa parte qua con più o meno con i vari livelli di immondizia che abbiamo trovato, siamo comunque su intorno ai 100.000, 100-150.000. La cosa non è quantificabile metri cubi, ma quantomeno, voglio dire. Ma di materiale estratto o? No, di potenziale inquinamento di materiale depositato. Su un territorio di quanti metri quadri? Guardi, tutta la cava è 150.000 metri quadri, però arriva fin laggiù. La parte che interessa i rifiuti, diciamo, è questa qua. Mezza cava, da quel punto, diciamo, dalla collina a venire a questa parte qua, che poi è la parte più facile anche per gli sversamenti, perché la stradina corre parallela al... Sì, va bene. Adesso è recintata, ma prima è anche oggi. Parzialmente, il problema è questo qua, che è recintato praticamente in un punto dove vanno a sversare. È stata messa qualche rete, perché poi voglio dire, manco si possono fare delle murazioni un pochettino più... Vabbè, basta vedere i bordi della Novelle Castelluccio, cioè non è un... No, sono immondizie. E tu sono immondizie, sono il termine dune, giusto. Io le chiamo dune di immondizie. Tu dici dune di immondizie. Stratificate negli anni, combattate da fuoco. Purtroppo è così, ma... Vabbè.
Cioè, la cosa è incredibile, perché certo, poi alla fine ti trovi con una la cosa strada, incredibile che siamo in un parco nazionale. Io quella che sottolineavo, noi tuteliamo qua ginestre, la flora, la fauna, qualsiasi cosa, ma se noi abbiamo delle ginestre che ci crescono sull'immondizia, ci sono anche delle orchidee, se andate a vedere, ci stanno varie, ma che vanno tutelate, ma certo, il paradosso è che ci sta crescono questo sull'immondizia. Allora voglio dire, tu devi fare qualcosa, devi avere cioè non ha senso. Con chi ho avuto il piacere di parlare? Sono il maresciallo Di Serio, del sì, NOE, del Napoli. Grazie.